tutti ragazzi, siamo finalmente su Gran Turismo Sport e vorrei cominciare questa serie ragazzi, quindi mi raccomando supportatemi e mettete tanti mi piace. Allora, guardiamo subito una cosa. Allora, l'ho appena inserito nella mia play e mi chiede un aggiornamento gigantesco per poter gareggiare online, quindi al momento possiamo soltanto utilizzare la modalità arcade, poi lascerò scaricare i pacchetti aggiuntivi e soprattutto c'ho anche dei codici da mettere delle vetture particolari da sbloccare già da subito e lo faremo più tardi. Nel frattempo vorrei dare uno sguardo subito a quello che è il gioco, quindi andiamo in modalità arcade e ci facciamo subito una gara singola, vediamo che cosa riusciamo a fare. Guardate qui quanti tracciati bellissimi, mamma mia, sono tanti, bellissimo. Comunque, cominciamo subito su... vorrei cominciare questo, non vorrei fare lo speedway. Facciamoci questo qua, che mi ispira. Possiamo scegliere... Oh, che bello! Possiamo scegliere... Allora... alba, mattina, giorno, pomeriggio, tramonto e crepuscolo. Che figata. Ok, facciamo giorno per il momento. Vediamo innanzitutto che vetture abbiamo a disposizione da provare subito. Oh oh oh. La Mazda Roadster, la Peugeot RCZ GT Line del 2015. Poi abbiamo la Toyota 86 GT. No, direi di no. Volkswagen Golf. Al momento non mi interessa. Oh oh oh, Alfa 4C, questa sì che mi piace. Mercedes-Benz, BMW, M4, e già qui si comincia a ragionare. La Lexus, la Mercedes-Benz AMG GTS, Nissan GTR, anche... Oh oh, McLaren, cacchio ragazzi. Ma io posso provare tutte queste macchine adesso? Chissà. Lo scopriremo subito, vediamo se... Volkswagen Scirocco, bella cacchio ragazzi. Audi, guardiamo quante vetture ci sono a disposizione della modalità arcade, mi piace la cosa. Cacchio, io vorrei fare con una macchina da rally, bellissimo. La Ford Focus Rally Car, poi abbiamo la Mitsubishi Lancer Evolution, figata. Oh, abbiamo la Subaru. Io andrei con la Ford Focus ragazzi, che il tracciato sembra permetterlo. Vediamo, ah, devo impostare una cosa allo schermo, non capisco perché si vede, devo ottimizzare lo schermo. Allora, tipo di cambio, automatico. Allora, selezione difficoltà, gara, principiante, intermedio, professionista. Facciamo intermedio, non facciamo gli sboroni. Per usare le funzionalità devi aggiornare l'applicazione, quello che vi dicevo prima. Chissà se ci permette di andare avanti con lo stesso, direi proprio di sì, perché prima mi era arrivato un messaggio dicendomi che avrei potuto fare soltanto la modalità arcade e noi quella facciamo. Ok, Ford Focus Rally Car, siamo pronti. Adesso vediamo anche le visuali, perché dicono che è veramente molto molto figa la visuale dall'interno. Allora, io ragazzi, come ben sapete, come avete già visto negli altri giochi di automobili che ho fatto, preferisco utilizzare la visuale dall'esterno. È chiaro che se avessi un visore VR sicuramente preferirei quella dall'interno. Ok, che cos'è? Selezione aiuti preferiti, principiante, intermedio, esperto. Vediamo le differenze. Pilota automatico, frenata, sterzo. No, assolutamente no. Intermedio, impostazioni per giocatori che hanno già provato dei giochi di guida. Allora, pilota automatico, frenato, no, io voglio tenere tutto in off ragazzi, scusate. Ma ok, seleziona i comandi dello sterzo, direi il primo. Seleziona i comandi per i pedali, mamma mia quanta roba che c'è, bella cosa, direi questa. Oh mamma mia, qui abbiamo tutte le varie impostazioni, tutte le altre impostazioni. Ok, come ne esco? Premiamo X. Ok, lasciamo perdere tutte le impostazioni ragazzi, adesso voglio semplicemente correre. Oh là là, che grafica. Adesso andremo a provare un po' tutte le visuali, mamma mia che bello, che super grafica. Ok, affrontiamo la prima curva ragazzi. Oh mamma mia, oh mamma mia, come parte, bellissimo. Ok, come si cambia visuale qua?
Guardate che ferro che abbiamo qui davanti. Io non ho letto niente riguardante questo gioco, ragazzi. Cioè, vorrei scoprire sinceramente se finalmente ci sono i danni vettura. Poi mi andrò a leggere anche qualche recensione. Oltre... Sorpassone, ciccio! Sorpasso all'interno, la macchina che comincia a pattinare. Ecco che c'è stato un contatto con la vettura a fianco a noi. No. No, non partire, bellissimo ragazzi, bellissimo. Mamma mia. Ecco, io adesso vorrei capire come si cambia la visuale. Chi è che mi ha tamponato? Mamma mia, guardate che figata. Numero. Così guardiamo dietro. Oh, così cambiamo le visuali. Ok, questa visuale sul cofano. Adesso ragazzi faccio un po' di prove. Facciamoci un paio di curve con questa visuale, vediamo come ne viene fuori. Mamma mia ragazzi, è emozionantissimo, è bellissimo. Eccolo, guarda questo che mi sperona da dietro. Bastardo. Visuale dall'esterno. Ok, il freno a mano è con il cerchio. Proviamo le altre visuali, ragazzi. Questa qui. Proviamo questa dall'interno. Vediamo che figata. Wow, bellissimo. Anche il sound delle vetture, mamma mia. Gran Turismo è sempre stato bello per il sound, che è sempre molto fedele alla realtà. E dicono che questa volta hanno proprio superato ogni limite. Guardate i particolari del cruscotto, guardate com'è tutto poroso il cruscotto, mamma mia. Numero! No, la controsterzata non ci stava. Mamma mia, ragazzi, è bellissimo, è un'emozione guidare. Guardate questo che mi sperona da dietro. Mi fa finire... Ok. Ok, proviamo a darci un po', ragazzi. Facciamo un paio di sorpassi, se ce la facciamo. Sorpasso all'interno, ciccio! Frena a mano! No. Oh, brutta cosa! Mamma mia, ragazzi, la guida è totalmente diversa da tutti gli altri giochi. È proprio simulazione questa, ragazzi. Qua non ti puoi permettere neanche i minimi errori. No! Controsterzato. Bravo. Io danni non ne vedo al momento, ragazzi. Non so che cacchio è. Spero ci siano, sinceramente. Ma con una pacca così contro un muro, in teoria... Il paraurti dovrebbe essere, non dico saltato, ma quasi. Speriamo che ci siano. Sto giro ti prendo, bello. Ultimo giro. Forte la cosa che lampeggia il giro lì sopra. Ok, siamo arrivati. Va bene. Questa è andata così. Vorrei provare un'altra vettura, sinceramente. Allora, chiudiamo. Ecco che qui ci propone il replay. Vediamolo un po'. Che figata, ragazzi. Bellissimo. Bello. Ok, possiamo scattare le foto, tutte le solite cose alla Gran Turismo. Facciamo una cosa. Andiamo, usciamo da questa modalità, cioè da questa modalità solo arcade possiamo fare. Usciamo da qui. Andiamo a farci un'altra gara singola, però selezionando questa volta
un altro tracciato. Vorrei provare litorale. Cacchio, potevamo provare direttamente quella da Rally. Proviamo al litorale prima, ragazzi. Allora, sempre di giorno. Chissà se le condizioni climatiche. Boh, lo scopriremo. Questa volta non usiamo una vettura da rally. Vorrei usare tipo una. Chissà. Dai, usiamo l'alfa, ragazzi. Vediamo l'alfa. Vediamo se il rumore è quello reale. Ok, seleziona difficoltà gara intermedio. Questa volta ci proviamo meglio, eh. Va bene, dai. Mamma mia, ragazzi, ma lo vedete che grafica che c'ha questo gioco? Veramente impressionante. Puoi giocare una figata. Qua è bello giocare col volante. Io posseggo un volante, ragazzi. Con anche pedaliera e anche la staffa per mantenerlo. Soltanto che non è più compatibile con la Play 4. Infatti più in là vorrei prendermi un G29, o 27, 29, non mi ricordo come si chiama, con la postazione proprio. Sarebbe una bella figata quello. Ecco, in quel caso con volante e pedaliera preferirei la visuale dall'interno, chiaramente. O dall'interno o se no la semplice visuale che vedi soltanto l'esterno, insomma, senza. Ok, bando alle ciance. Avviamo quest'altra match, ragazzi. Siamo a bordo dell'Alfa Romeo 4C. Vediamo cosa riusciamo a fare. Oh mamma mia, guardate come parte! Rubiamo un po' la scia. Oppala! Non si vede niente. Bellissimo anche l'effetto quando esci dalla galleria che ti abbaglia come nella realtà, ragazzi. E abbiamo un collega qui di fianco. Oppala, scusami, non l'ho fatta apposta. Mi sono emozionato. Nel frattempo devo scoprire come si fa la retromarcia perché. Ok. Proviamo così, ragazzi. Opala, scusami. Devo prenderci un po' la mano con la lunghezza del muso quando usiamo questa visuale, però, eh. Guardate come si intraversa la macchina. Comunque mi trovo bene con questa visuale, sapete? Li sto accucciando tutti nel frattempo. Oh no! Ho dato gas all'uscita curva troppo presto. E mi sono giocato un paio di posizioni, ragazzi. Ma si ammaccano ste macchine o no? Porca miseria. Mi ricordo che c'era una versione di Gran Turismo tempo fa che le ammaccature avvenivano soltanto nella modalità GT e non. L'ho fatta apposta questo. E non nella modalità arcade. Chissà se anche qua è così. Vediamo, proviamo a cucciare questo, ragazzi. Niente, non si fa un cacchio. Numero, numero. Altri due sorpassi. Siamo in seconda posizione. Prima posizione, ragazzi. Con questa visuale mi trovo meglio, in effetti. Cambiamola. Proviamo questa dall'interno. L'errore di prima. Vediamo di farlo di nuovo. Perfetto.
Guardate i riflessi anche sul vetro, da notare anche questo, raga. Oppala, sono dietro, sono qui attaccati, ragazzi. Ma era che bello il contachilometri di questa macchina. Bellissimo. Guarda avanti. Non ti fare prendere. No, che scemo che sono stato. Vabbè, raga, questo è soltanto di prova. Ci siamo fatti fregare un paio di posizioni. Ok, nessuna paura. Lo riprendiamo, lo riprendiamo. Eccoci qua. Ciao bello. No, attenzione. No, lo stesso errore di prima. No, ci siamo fatti prendere di nuovo. Dai, cacchio, ce la voglio fare a prenderlo questo, però. Niente da fare. Niente da fare. Qua c'è da allenarsi veramente. Qui c'è da allenarsi parecchio, ragazzi. Vai, rubiamo la scia, rubiamo la scia. Ce la facciamo. Sverniciato, ciccio. Ci aggiudichiamo la prima posizione a bordo dell'Alfa Romeo 4C, bellissimo, veramente bello. Ok ragazzi, concludiamo con questo video, queste erano un attimo le mie prime impressioni di qua per quanto riguarda il gioco, veramente figo, ma veramente figo, è un'emozione guidare con questo realismo, con il sonoro che è veramente una figata e la grafica stupefacente, sembra di guardare una vera gara e non un videogioco. E giocabilità sempre numero uno, Gran Turismo, c'è da allenarsi tanto e niente ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto, mi raccomando spolliciate ragazzi, porteremo questa serie come secondo video giornaliero, quindi cercherò di portarlo, non so se ci riuscirò tutti i giorni, però proveremo a portare tutti i giorni Gran Turismo andando avanti con la carriera chiaramente e nel frattempo porterò tutti gli altri giochi, cioè Rainbow Six per PS4 e porteremo GTA San Andreas per iPhone, Modern Combat 5, Modern Combat Versus, Bullet Force e Critical Ops. E chiaramente finiremo anche Formula 1 2, per iOS. Niente ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!